Il Comitato Base, Bicocca Ambiente, Società e Economia, in collaborazione con il settore sostenibilità, ha redatto il nuovo report di sostenibilità 2024, il documento che riassume iniziative, progetti e risultati nell'ambito della sostenibilità sociale, economica e ambientale, che testimonia l'impegno verso gli obiettivi dell'Agenda 2030. Quello che io mi aspetto dai nostri scienziati e quindi anche dai nostri studenti e dalle nostre studentesse è di considerare il campus, la città, come un laboratorio di sperimentazione e quindi bisogna avere il coraggio, ma la generosità di condividere le ricerche scientifiche con tutti i cittadini affinché davvero la scienza possa migliorare il benessere di ognuno di noi. Adesso stiamo in una fase nuova, una fase importante in cui dai valori, dalle idee si deve trasformare tutto questo in comportamenti. Non dimentichiamoci che la sostenibilità deve diventare un'abitudine, perché non si ha nessun cambiamento di sviluppo sostenibile senza un cambiamento dei comportamenti personali, nella propria quotidianità, nel rispetto dei principi di convivenza di tutti gli esseri del pianeta in cui viviamo. La presentazione è avvenuta in occasione della lezione zero sulla sostenibilità e del dialogo con l'attore Stefano Accorsi sull'incontro tra arte, spettacolo e scienza a partire da Planetaria, Discorsi con la Terra, un progetto per veicolare messaggi che incidano positivamente su stili di vita e comportamenti per mitigare l'impatto di tutti sull'ambiente. Per comunicare il cambiamento ambientale ci si è resi conto che la comunicazione giornalistica non è la più idonea, anzi spesso crea un grande senso di frustrazione in chi legge gli articoli e le notizie. Quindi l'idea di mescolare, unire scienza e arte ci sembrava un bel modo di parlare di questi temi, soprattutto portati a teatro, perché il teatro è il luogo dell'empatia per eccellenza. La comunità scientifica conosce da diversi decenni il problema del cambiamento climatico. Non è riuscita a comunicarlo per un lungo periodo, poi ultimamente per fortuna il messaggio è passato, quest'urgenza è passata. Purtroppo è passato anche un senso un po' di impotenza, quando in realtà le cose si possono fare, quindi è importante riuscire a comunicare il messaggio relativo al problema, bisogna affrontarlo, ma anche comunicare le possibili soluzioni. L'aggiornamento del report è l'occasione per far conoscere le strategie e i risultati ottenuti per rendere l'università più green, smart e internazionale, mettendo al centro la progettualità e la qualità degli spazi e dei servizi per chi giornalmente la vive.